10 agosto 2017, guardate che colpo d'occhio, questa è la piazza dell'Unificazione di Marotta, perché è appena partita la Giamburrasca Festival edizione 2017. Che cos'è Giamburrasca? È una grande festa dove regna la musica con artisti locali, ma anche con artisti di fama nazionale che suonano insieme, si divertono come una grande famiglia. Tutto questo grazie all'associazione Giamburrasca, grazie a Malarutta, grazie all'amministrazione del comune di Mondolfo e tutto quanto, naturalmente anche uno sfondo benefico per Onfalos. Noi di FonoTV seguiremo questo evento che durerà 3 giorni e faremo le interviste agli organizzatori, ai grandi artisti, e entreremo anche nel dietro le quinte di questo grande evento. Siamo in compagnia del sindaco Nicola Barbieri, un motivo d'orgoglio ancora una volta, Piazza dell'Unificazione gremita per la grande musica targata Marotta e Giamburrasca Festival. Sì, ci sono tante persone, la piazza è piena e quindi questa è una grande soddisfazione per la nostra amministrazione comunale. Vedere così tanta gente in piazza fa davvero molto piacere. Poi quest'anno la Giamburrasca Festival si è ingrandita ancora di più, abbiamo 3 giorni di Giamburrasca, 3 giorni con artisti nazionali e di livello anche internazionale, e quindi è un buon inizio. Abbiamo notato anche noi di FonoTV che insomma a Marotta, nel lungomare, ma non solo, anche a Mondolfo c'è stato un incremento di eventi. L'amministrazione comunale crede molto nel turismo e ci sta investendo tanto, e ci sono anche dei bellissimi risultati in quest'estate 2017. Sì, per quest'estate abbiamo organizzato in questi mesi estivi 130 eventi sia a livello turistico ma anche a livello culturale, quindi Mondolfo la parte culturale e Marotta la parte turistica più musicale. Però gli eventi sono andati molto bene, ci sono stati anche personaggi importanti dal punto di vista culturale, c'è stato Vittorio Sgarbi, Gad Lerner, c'è stato qua la Notte dei Bambini che è andata molto bene, il festival degli artisti di strada, quindi tutti eventi che sono stati molto seguiti dai residenti ma anche dai turisti. Ecco, il grazie del sindaco Barbieri a chi va per la Giamburrasca 2017? Ma va a tutti coloro che hanno aiutato nell'organizzazione dell'evento, dalla direzione artistica di Franco Maggiolio, Daniele Golaschi che è stato un po' il coordinatore di tutto, Raffaele Tinti come riferimento dell'associazione Malarutta con tutti i volontari, la Croce Rossa che con noi ci ha aiutato per organizzare la terza serata, quindi aggiungere quel qualcosa in più alla Giamburrasca, la Protezione Civile, gli uffici comunali, quindi l'ufficio turismo, l'ufficio cultura, l'ufficio tecnico, la polizia locale, quindi c'è stato un bel lavoro di squadra da parte di tutti, e poi anche la solidarietà perché quest'anno c'è la raccolta fondi dell'associazione Onfalos per l'autismo. Siamo in compagnia del direttore artistico della Giamburrasca, insomma Franco, siamo proprio sulle scale del palco perché giustamente questo è il tuo habitat naturale. Io vivo qua. Si va sempre tra sopra e sotto il palco. Franco, che cos'è la Giamburrasca in poche parole? Non è facile spiegarla. La Giamburrasca è finalmente un progetto che muove la musica, dà lo spazio ai giovani, alla gente che vuole esprimersi attraverso la musica, e anche poi sempre degli obiettivi e delle finalità valide di beneficenza, quindi ha più motivazioni. È un buon progetto che ci è venuto in mente 10 anni fa e che prosegue ormai in tutta Italia. A Marotta prosegue benissimo. Ma diciamo che è la tua residenza estiva a Marotta, quindi ti diverti e ti diletti ad organizzare questo festival ormai da qualche anno. Assolutamente. Ogni anno si alza sempre un po' il tiro, non è facile rimanere sempre. Sì. Però anche quest'anno ci sono artisti ad hoc. Alla grande, quest'anno, come dicevi tu, il problema è cercare di mantenere i grandi livelli per i quali abbiamo iniziato. Non dimentichiamoci di Enrico Ruggeri che ha riempito questa piazza e oltre il mare, la ferrovia. Noi siamo partiti in quel modo e ogni anno cerchiamo di lasciare la gente soddisfatta. Dobbiamo dire che abbiamo tanti amici musicisti che ci aiutano e che vengono da tutte le parti d'Italia e ci danno una mano. E stasera Luisa è una di quelle ed è, insieme al nostro canto libero, un motivo per valorizzare questa serata. Thank you.
siamo in compagnia di due special guest di questa serata, Gianni Dall'Aglio e Massimo Luca. Sono i due musicisti che hanno suonato con Lucio Battisti e non solo, perché Gianni è anche il batterista di un certo Adriano Celentano, non lo so, e Massimo diciamo che ha suonato un po' con tutti i musicisti italiani. Allora, non è facilissimo, però ogni sera portare la musica di Lucio credo che sia un'emozione incredibile, soprattutto vedere che è una musica trasversale, che passa un po' tutte le età. È un risveglio musicale. Per noi evocare, no Massimo, è ricordare quella bellissima atmosfera che si creava con lui, molto professionale. Molto difficile mantenere un rapporto con un artista così, però ce l'abbiamo fatta. Ecco Massimo, ci sono vari aneddoti che mi hai raccontato anche dietro le quinte, anche anni fa, ma un bel aneddoto è quello che tu hai inserito, diciamo, un accordo sul nostro canto libero, se ce lo vuoi, sul mio canto libero, il nostro canto libero è il gruppo, se ce lo vuoi raccontare in breve. Niente, ho cambiato un accordo, cioè Lucio ci aveva cantato una volta per farci capire com'era il brano. Io nel ripeterlo ho cambiato l'accordo, non so perché, sono quelle cose che ti vengono, anche perché ero molto giovane, per cui ero molto incosciente. Lui se n'è accorto? Lui se n'è accorto e è andato su tutte le furie. Ma come ti permetti di cambiare accordi a Lucio Battisti? Ma chi sei? Poi invece si è avvicinato, ha provato a farlo lui. Ha detto, non è male però, è carino. E la teniamo. Ecco, sono anche i due musicisti che sicuramente il duetto che tutti ricorderemo, potremo mandarlo anche in onda nel servizio, famosissimo duetto 1972 se non sbaglio, a Teatro 10, l'ultimo duetto tra Mina e Battisti, che poi rivedremo anche sul palco con la voce di Luisa Corna. Quindi continuiamo a guardare questo speciale perché ne vedremo delle belle, ne ascolteremo delle belle. Grazie a Massimo Luca e Gianni Dall'Aglio. E siamo in compagnia con la special guest nella Notte delle Stelle, la stella sta per salire sul palco, Luisa Corna, appena arrivata qua a Marotta per una grande serata dove avrai l'onore di interpretare Mina. Ti abbiamo già visto nel 2012, se non erro, Rai 1, a interpretare con Carlo Conti questo ruolo, insomma, così importante, ma ti conosciamo e sappiamo che la voce c'è e come. Grazie. Sì, ho avuto diverse occasioni di interpretare i brani di Mina e anche di Battisti, devo dire che una delle emozioni più grandi che ho avuto è stata in una domenica in dove mi chiesero di cantare un brano di Battisti, Io vivrò senza te, al papà di Battisti. E quindi mi ricordo quell'occasione, insomma, con molta emotività. E poi meraviglioso con musicisti storici di Battisti, insomma, è un'occasione stupenda. Ecco, Luisa, sappiamo che si è impegnato talmente con il nuovo singolo, Un angolo di cielo, non tutti lo conoscono, sanno che è appena uscito, quindi sicuramente i telespettatori di Fono TV saranno curiosi di andare ad ascoltare questo brano cui ti lega affettivamente a tuo papà. Sì, esatto, è una canzone dedicata a mio padre. In realtà non volevo che fosse un brano triste, è solo così un dialogo tra me e lui, perché in fondo, insomma, lo sento sempre vicino, come per raggiungere lì in quel suo angolo di cielo il suo sorriso. Ecco, l'ultima domanda, poi ti lasciamo perché stai per salire sul palco. Ecco, due parole su Marotta, com'è stata questa accoglienza? Eri già stata a Marotta oppure la prima volta? No, è la prima volta, accoglienza stupenda, devo dire, siamo stati in un ristorante meraviglioso di pesce e domani me ne starò qui a prendere un po' di sole, avete un sindaco veramente squisito, insomma, solo belle cose. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nato ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Saprò che non vissuta.
voce della grande Luisa Corna, che ha deliziato e sta continuando a deliziare la piazza dell'Unificazione di Marotta, gremitissima. E questa è soltanto la prima delle tre giornate di Gian Burrasca Festival. Noi concludiamo per questa giornata, ma ci rivedremo l'11 agosto. Venerdì 11 agosto, siamo prontissimi perché è passato un giorno e siamo pronti per vivere una grande Gian Burrasca, perché la Gian Burrasca Festival continua e questa sera è una serata dedicatissima alla grande musica di Pino Daniele. Si alterneranno sul palco tantissimi artisti locali, ma soprattutto arriveranno sul palco anche i grandi musicisti di Pino Daniele, in primis Tony Esposito, che avremo modo poi anche di intervistare con le nostre telecamere. Come sempre faremo vedere qualche parte di palco, di quello che succederà sul palco, ma saremo anche nel backstage, dietro le quinte. Che la Gian Burrasca Festival ha anche un risvolto solidale importante, e anche quest'anno la solidarietà è per Onfalos, che sono presenti con il loro stand e continuano a dare info anche su questa associazione che già in tanti conoscono, ma insomma è anche un modo per farsi conoscere i nostri telespettatori, perché non tutti possono aver conosciuto o incontrato Massimiliano Fiorelli. Ecco, allora, in due parole, che cos'è Onfalos, di che cosa vi occupate? Buonasera innanzitutto, anche quest'anno l'amministrazione comunale ci ha fatto il grande onore di ospitarci alle manifestazioni più importanti dell'estate. Noi vogliamo considerare questo come il riconoscimento che ci occupiamo di qualcosa di veramente importante, e cioè l'autismo. Noi siamo associazione di genitori di bambini e ragazzi autistici, e attraverso l'associazionismo cerchiamo di creare servizi e opportunità per i nostri ragazzi lì dove spesso il pubblico non arriva. Proprio in questi giorni stiamo aprendo a Fano un laboratorio che sarà il nostro baricentro, il nostro centro di riferimento per le famiglie, e dove riusciremo a praticare ai nostri bambini la terapia comportamentale con metodo ABA, con soltanto una piccola partecipazione di spesa da parte delle famiglie. Ecco, Massimiliano, un modo per incontrarvi fisicamente anche in altre sedi, oppure anche in una sede virtuale per gli amanti del web? Allora, potete visitare il nostro sito, che è www.associazioneonfalos.org, oppure venirci a trovare a Fano nel nuovo laboratorio in via delle Vele numero 14. Benissimo, anche noi sicuramente faremo un salto. Buona continuazione, perché la Gian Burrasca Festival continua. Special guest di questa serata, Tony Esposito, benvenuto con le telecamere di Fano TV. È un onore per noi intervistare questo special guest in questa serata così importante, dedicata a un personaggio che ci guarda da lassù, Pino Daniele. Credo che sia un'emozione unica per voi suonare ancora una volta le sue canzoni. Certo, per noi che l'abbiamo conosciuto bene, che abbiamo collaborato, che abbiamo condiviso non solo il palco, ma abbiamo condiviso l'amicizia, è chiaro che con Pino è un'emozione tutte le volte che... Ma io sono molto contento che questa sera si ricordi Pino, perché la memoria di Pino è vivo sul palco sempre. Le sue canzoni sono così importanti che non debbono essere mai dimenticate. Ecco, per chi non lo sapesse, Tony Esposito ha creato anche strumenti come il tamborder, ecco, queste cose così particolari, che vogliamo sapere un po' come è nata anche questo nuovo strumento così particolare. L'idea era quello di creare un suono che mi contraddistinguesse, diciamo, e in realtà poi è nato da un viaggio in Africa, unendo un'idea elettronica, un'idea di un tamburo africano, è nato questo tamborder che ha dato le note poi a Kalimba de Luna. Devo dire che l'esordio poi è stato meraviglioso, perché poi ho fatto un pezzo da 10 milioni di copie. Bene, molto bene, grazie Tony Esposito, e lo salutiamo perché a brevissimo salirà sul palco. Ciao cari.
Stanno suonando alle nostre spalle i musicisti di Pino Daniele. Io presento al pubblico di Fano TV un altro organizzatore, Daniele Golaschi, Daniele Lele Golaschi, che insomma è colui che lavora tantissimo nel dietro le quinte, perché ci sono intanto, Franco è sempre sul palco, invece c'è chi lavora tanto nel backstage, soprattutto organizzare anche tutto quello che è la logistica dei musicisti, ma anche proprio tutto quello che è palco, la mano d'opera. Insomma, Lele, non è qualcosa di semplice, perché la Giamburrasca è una macchina importante. Sì, sì, io curo già dall'inizio, dall'organizzazione e il richiamo degli artisti, insieme collaboro con Franco, curo la parte artistica ma anche la parte musicale degli strumenti e tutto quello che serve soprattutto per mandare avanti tutto il palco, che è anche l'accoglienza degli artisti, dei musicisti, ma anche curo la parte insieme all'amministrazione dell'accoglienza nelle strutture, negli alberghi, nelle case private, qualcuno ci dà anche qualche appartamento. Ecco Daniele, diciamo che la Giamburrasca è partita quasi per scherzo qualche anno fa e di anno in anno ha tenuto sempre altissimo il livello, quindi credo che sia un motivo d'orgoglio anche per tutta l'organizzazione e tutti i marottesi avere un evento estivo così importante. Sì, per fortuna tutto è nato dall'amicizia che ho con Franco, Franco Malgioglio, e questa cosa lui ce l'ha proposta. Io, per l'amore della musica e per l'attività che svolgo con i ragazzi nel mondo musicale, abbiamo creato questa cosa e l'abbiamo portata a Marotta e poi è nata dall'amicizia e dalla collaborazione con Franco e con le varie amministrazioni, che vanno ringraziate perché ci hanno dato l'opportunità. Grazie Daniele, ti lasciamo perché oltretutto Daniele è anche uno dei fotografi ufficiali della Giamburrasca, è sempre impegnato. Buona serata Daniele, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Alle mie spalle Tony Esposito, i musicisti di Pino Daniele che stanno continuando il loro grande concerto in Piazza dell'Unificazione. Concludiamo questa seconda parte, questa seconda giornata di Giamburrasca Festival, ma lo speciale di Fano TV non si conclude qua, perché l'appuntamento è a domani per la terza ed ultima serata di Giamburrasca Festival dedicata alla grande musica dei New Trolls. Avete visto questo grande colpo d'occhio che è la piazza di Marotta? Sabato 12 agosto è partita la terza serata della Giamburrasca Festival edizione 2017 con gli special guest New Trolls, che a brevissimo saliranno sul palco, e l'intera serata è dedicata alla Croce Rossa di Marotta, il comitato appunto diretto da Luciano Seri. Terza serata della Giamburrasca Festival dedicata al progetto Sorriso, alla Croce Rossa del comitato di Marotta. Siamo in compagnia del presidente Luciano Seri. Ecco, una giornata importante per raccogliere dei fondi per un progetto ambizioso che vi vede capofila.
Sì, è un progetto ambizioso che ci viene da qualche anno, lottiamo per avere questo risultato, e questa sera annunceremo che il progetto Sorriso avrà una data di inaugurazione. Quindi entro il mese di ottobre andremo ad inaugurare questo progetto, un progetto, ripeto, abbastanza ambizioso, perché comprende al piano terra dell'ampliamento della sede il centro fisioterapico, sia con palestra riabilitativa che il fiore all'occhiello, la vasca riabilitativa. Ci saranno degli ambulatori medici e sala massaggi, e questo comprende tutto il discorso della fisioterapia. Al piano sopra abbiamo già fatto il contratto con l'azienda sanitaria e con l'area vasta 1, quindi il 30 di settembre loro trasferiranno il distretto e porteranno nel nostro nuovo centro ambulatori tipo analisi del sangue, pap test, ginnastica preparto e quant'altro. Poi un'altra ala dove ci saranno anche altri medici o medici di base che verranno a fare la medicina di gruppo o altri professionisti sempre nell'ambito sanitario. Ecco, tutto questo grazie anche alla solidarietà di Marotta, perché questa sera ci sono gli ultimi biglietti della lotteria e tutto il ricavato andrà appunto per questo, questa causa così importante. Sì, noi sono anni che tutti ci veniamo il mese di agosto grazie all'amministrazione comunale che ci ospita in questa piazza che finalmente incomincia ad avere uno splendore, e anche se è una piccola parte il discorso della lotteria, però la piccola cosa fa la grande cosa, che a forza di anni, anni e anni, o con la lotteria o con altre offerte, siamo arrivati proprio al nostro obiettivo, che è il progetto Sorriso. Sembra una stupidaggine, i biglietti costano 2 euro l'uno, ma moltiplicato i 20.000 biglietti che ci siamo prefissati nella vendita, non è poco, insomma. Ecco. Grazie a Luciano Seri. Buon lavoro, buona festa, perché vi potete prendere un buon momento di relax e di divertimento questa sera, e complimenti per tutto quello che fate. Grazie a voi e un saluto particolare a tutti i turisti che vengono qui a Marotta nel periodo estivo. E siamo in compagnia di Raffaele Tinti di Malarupta, uno tra gli organizzatori, uno tra quelli che lavorano nel dietro le quinte. Ecco, insomma, negli anni si può dire che hai visto crescere questa manifestazione e raggiungere livelli veramente importanti, anche la piazza gremitissima di questa sera vi dà ragione su questo evento così importante, centrale dell'estate marottese. Esatto, per noi è una grande soddisfazione. Noi come associazione dal primo anno abbiamo collaborato alla realizzazione di questi eventi e l'abbiamo proprio vista crescere dal primo anno al quarto anno. È stato un escalation sia per dei personaggi sia per quanto riguarda la qualità della musica, a partire da Enrico Ruggeri fino ad oggi ai New Trolls. Questo ci fa molto piacere, perché a Marotta, nella nostra realtà, si può fare musica di qualità e musica per tutti i gusti. I ringraziamenti naturalmente vanno anche ai tanti ragazzi che lavorano e stanno dietro un evento così importante. Esatto, noi siamo un'associazione, quindi siamo tutti volontari, però ci sono molti ragazzi che collaborano, quindi in maniera volontaria, a questi 3 giorni di festival, che sacrificano magari le loro ferie, il loro tempo libero, lavorano dietro le quinte, perché poi un grande evento è fatto di tanti aspetti, c'è l'aspetto musicale, ma c'è anche la logistica, la sicurezza. Ecco, noi ci impegniamo proprio per questo, affinché anche a Marotta, nella nostra città, per cui collaboriamo anche con l'amministrazione e con altre associazioni, affinché i grandi eventi si possano realizzare nel nostro territorio. Backstage della terza serata della Gian Burrasca Festival, e siamo in compagnia dello special guest Vittorio Descalzi. Un onore intervistare con le telecamere di Fano TV questo special guest di questo gruppo così tanto atteso, una piazza gremitissima che sta attendendo la grande musica targata New Trolls. Ecco, diciamo, un gruppo che ha visto e ha passato tantissime ere, e credo che in ogni era, in ogni decennio ci possono essere delle canzoni legate o delle canzoni che sono più legate ad un particolare periodo. Che ti devo dire, stanno cantando le mie canzoni, mi fa piacere anche. È vero quel che dici, per ogni periodo abbiamo lasciato un segno. Speriamo
di farne ancora. Non è finita qui. No, io penso a quest'anno festeggio i miei 50 anni di carriera. Speravo fossero solo 50 anni di età, uno dice compio i 50 anni. Compio 50 anni di carriera. Insomma, avete fatto innamorare, avete fatto ballare generazioni di persone che sono prontissime ad ascoltarvi. Ecco, una domanda proprio legata a Marotta: com'è stata l'accoglienza? Era la prima volta qui a Marotta? No, siamo già stati, cioè in 50 anni, se dovessimo mettere le bandierine su una ipotetica cartina dell'Italia, la copriamo completamente. E l'accoglienza è stata buona, bisogna vedere dopo il concerto naturalmente. E noi sicuramente lo seguiremo anche con le nostre telecamere. Ringraziamo Vittorio Descalzi e lo lasciamo perché a brevissimo salirà sul palco. Grazie. Grazie a te, un saluto, ciao. Quelli come noi. Questo speciale dedicato alla Giamburrasca Festival con il sindaco Barbieri e concludiamo con il sindaco, mentre ancora i New Trolls alle nostre spalle stanno continuando il loro concerto, tra l'altro proprio il concerto grosso. Ecco, un bilancio di queste tre grandi giornate di musica in questa estate scoppiettante marottese. Sì, sono state tre grandi serate, abbiamo azzeccato tutti gli artisti di livello nazionale e internazionale e ne siamo veramente soddisfatti. Poi le persone hanno risposto, tanti cittadini, residenti, ma anche tanti turisti sono venuti in questi tre giorni di festival della musica d'autore. Ecco, ancora l'estate marottese non è finita perché continuano gli eventi sia a Marotta che a Mondolfo, insomma un'estate ricca di eventi. Ecco, c'è anche un modo per essere sempre in contatto, ci sono anche le nuove app, il nuovo sito dove vengono appunto scritti tutti gli orari, tutte le informazioni. Sì, c'è il nuovo sito che abbiamo fatto qualche mese fa e c'è una nuova applicazione My Mondolfo Marotta dove è possibile avere tutte le informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale ma anche su tutti gli eventi. Quest'estate sono stati 130 eventi e ancora non sono finiti. In tanti che ci stanno guardando da casa si chiederanno: ma quante persone c'erano in Piazza dell'Unificazione? Ecco, questo è il colpo d'occhio che vedono i New Trolls in questo momento, ma vogliamo fare ancora di più, vogliamo andare ancora più in alto e concludere questo speciale con un'immagine molto molto suggestiva. Per la conclusione di questo grande speciale dedicato alla Giamburrasca Festival abbiamo letteralmente aperto la finestra in quello che è uno spaccato della grande Marotta e vi vogliamo fare vedere questo grande colpo d'occhio, che cos'è la piazza, che cos'è stata in queste tre grandi giornate di Giamburrasca Festival.